Abbiamo provato con Damiano il suo Samsung di ultima generazione, l'abbiamo messo su M5 e abbiamo visto come funziona. L'esperienza in generale è stata positiva, lo smartphone è molto bello da utilizzare anche con Android, però come già alcuni di voi hanno riscontrato, alcune funzioni non sono presenti. E in questo video vedremo le 5 principali lacune che abbiamo trovato per l'utilizzo di DJI M5 con uno smartphone Android. 5 funzioni che non sono accessibili dall'app, 5 integrazioni mancanti che invece su iOS e su iPhone ci sono. Benvenuti e benvenute nel nuovo video di oggi. La prima limitazione è la mancanza dello slow motion. Nell'applicazione DJI Mimo non abbiamo la voce slow motion, non potremo realizzare con DJI Mimo e quindi con l'integrazione dei tasti e delle funzioni intelligenti di Osmo Mobile 5 uno slow con il nostro smartphone Android. Oltre a questa limitazione, per quanto riguarda comparto video, non abbiamo il supporto alle risoluzioni avanzate, tipo l'8K dello smartphone di Damiano non c'è nell'applicazione DJI Mimo. Arriviamo fino al 4K e tra l'altro a fotogrammi al secondo fissi. Non avremo modo di scendere a 24, a 25, a 60. Non abbiamo quella versatilità che abbiamo invece nell'app DJI Mimo per iOS. Sono queste tre le prime limitazioni che rendono l'utilizzo di DJI Mimo per il comparto video poco efficiente, perché sono limitazioni che ci limitano troppo nella scelta della risoluzione di fotogrammi al secondo e anche lo slow motion, che sì, ok, su uno smartphone solitamente non è bellissimo da vedere, però sarebbe bello poterlo avere. Su DJI Mimo non l'abbiamo. E non avremo neanche modo, quindi questa è la quarta limitazione, di utilizzare il tasto shutter sull'impugnatura dello stabilizzatore per avviare la registrazione video, per fare una foto. Con il Samsung di Damiano non andava. Cioè proprio, nonostante fosse collegato tramite Bluetooth o M5 allo smartphone, il tasto shutter funziona solo in DJI Mimo. E anche questa è un'altra grande limitazione che su iOS non abbiamo. E l'ultimo punto, che è relativo alla praticità, non abbiamo la guida che ci permette di installare al meglio la clip sul nostro smartphone, cosa che abbiamo su iOS, sullo smartphone Samsung non c'è. Quindi nell'app DJI Mimo per Android non è presente e l'installazione la dovremmo fare noi a occhio, inquadrando lo smartphone e cercando di allinearlo alla sua metà, così da avere poi una stabilizzazione ottimale su tutto il sistema. Queste 5 limitazioni non rendono l'utilizzo di Osmo Mobile 5 impossibile, rendono però l'utilizzo dell'applicazione un po' castrato, perché non abbiamo tante funzioni che invece potremmo avere tranquillamente su iOS e sfruttate tra l'altro al meglio e implementate al meglio. È sicuramente uno stabilizzatore valido per quanto riguarda il comparto hardware e di stabilizzazione, permette di riprendere al meglio e tra l'altro con una certa fluidità e stabilizzazione tutte le proprie riprese e realizzare quindi dei contenuti che a cose normali non potremmo realizzare senza uno stabilizzatore, però l'app per Android non è molto efficiente. Come se DJI non abbia avuto modo di implementare e di rendere adattabile l'app in base allo smartphone sulla quale la si installa, cosa che invece la versione per iOS ha ed è perfettamente funzionante su tutti gli iPhone e si adatta in base alla tipologia di smartphone e di versione di iPhone. In descrizione troverete il link sia per acquistare OM5 che per acquistare i filtri universali per varie tipologie di smartphone che vi permetteranno di abbattere tutta quella resa scattosa che dà un video non impostato manualmente. E per quanto riguarda Android, queste sono le limitazioni, sta a voi la scelta, vi aspetto nei commenti per sapere cosa farete. Tanto grazie per la visione e buona continuazione sui video.